Dunque, quest'oggi ci facciamo delle alette di pollo. Alette di pollo trattate in maniera gentile ma cariche di gusto. Speriamo almeno che questo sia il risultato finale. Faremo una prima parte dentro il Regal Pellet per dare un punto, un tocco di affumicatura. Ho già acceso, tra l'altro, e lo lasciamo andare bello tranquillo. E poi, ovviamente, lo finiremo dentro Regal 490 per andare a rendere la crosticina delle nostre chicken wings veramente interessante. È una ricetta che ho trovato su Barbecue for All. Conoscete benissimo tutti questa realtà pioniera nell'ambito barbecue per quanto riguarda il nostro paese. Si tratta però di fare una cosa leggermente diversa perché lì, viene proposta una cottura a 170 gradi fissi, noi invece facciamo appunto una prima parte di affumicatura a temperatura relativamente bassa per poi andare a fare una finalizzazione in cottura diretta direttamente per andare a pescarci questa crosticina favolosa. Come facciamo le nostre chicken wings? Anzitutto vi faccio vedere le chicken wings che abbiamo a disposizione. Sono qui, abbiamo un chiletto di alette di pollo prese alla metro, le vedete qui, adesso poi dopo averle tolte dal frigo, le abbiamo lasciate qui riposare un attimo per ripristinarle e portarle un pochino a temperatura ambiente. Non utilizzeremo un rub tradizionale, ma un amico è andato in India prima che succedesse tutto questo rebelot, cioè questo casotto, e mi ha portato questo mix di spezie per il pollo. In questo mix di spezie ci sono molti ingredienti interessanti. A me interessano soprattutto il pepe, ovviamente il sale, ma c'è anche molto di più come il cardamomo, la cannella, insomma c'è veramente tanta roba, il coriandolo, ovviamente il sale di cui vi ho già parlato. A questo mix di spezie aggiungeremo un pochino di paprika, non piccante, non dolce, arriva direttamente dall'Ungheria, me l'hanno mandata dei follower di Instagram del canale, per cui proveremo a mischiarle cercando di capire un po' che gusto ne verrà fuori e lasceremo le nostre alette di pollo precedentemente cosparse con un velo di olio extravergine d'oliva a riposare per una trentina di minuti e poi le faremo marinare in un... ma non ve lo dico subito, ve lo faccio vedere dopo. Allora, ho messo insieme queste due spezie, questo mix di spezie e questa paprika e ancora un po' muoio. Quindi che cosa ho fatto? Ho tagliato, visto che c'era una piccantezza pazzesca, con quest'altra paprika che invece è dolce, per cui è diventato il mio elemento principale dentro questo mix. Guardate che bel colore che ha. Ha ovviamente una spinta di piccantezza vagamente importante, ma non è più invasiva come quel mix iniziale che avevo provato con 50% e 50% e stavo per lasciarci le penne. Vabbè. Allora, le mie alette di pollo sono qua. Girino di olio extravergine d'oliva, come ci siamo detti, e lo mettiamo semplicemente per far aderire bene il nostro mix di spezie. Adesso ovviamente do una velocissima mischiata con le mani, ma perché tanto voglio dire, poi non sarà questa l'unica veste in cui metteremo le nostre ali di pollo, perché dovremo poi farci una marinata pazzesca. Pazzesca, cioè letta su carta dici, vabbè no, allora non mangio più nient'altro e vado avanti così e muoio felice. Vediamo un po' adesso però, faccio un giro di spezie e poi prepariamo la marinata, visto che dobbiamo lasciare il mix di spezie riposare mezz'ora con le nostre alette. Ecco qua, mix di spezie applicato alle nostre alette che adesso facciamo riposare una mezz'oretta. Me ne è avanzato un po', d'altronde sono andato assolutamente a occhio e a gusto soprattutto, che è sempre importante. Pronti per la mia marinata, sto facendo sciogliere 150 g di burro e poi aggiungerò 50 g di senape, il succo di, in realtà, 3/4 di limone, un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro, un pochino a sentimento di aglio macinato, ovviamente, un cucchiaio e mezzo di zucchero di canna e un bicchierino di brandy. Leggermente diverso quindi rispetto alla ricetta di Barbecue for All, ma sto armonizzando gli ingredienti che ho in casa, ovviamente. Ecco fatto. Adesso
il mio limone, come ci siamo detti, il mio zucchero di canna, un cucchiaio di doppio concentrato di pomodoro, anzi sapete che c'è, ne aggiungo ancora un po'. Adesso ci aggiungo l'aglio. Bello potente e poi un bicchierino di brandy che nel mio caso è a sentimento. Via. Adesso giriamo tutto fino a quando il composto non risulterà bello cremoso. Ovviamente adesso lo spargo al meglio. Allora, è diventato bello cremoso il mio giro di marinata. Adesso lo faccio raffreddare e poi lo spargo sopra le mie alette. Ah, scusate, l'ho assaggiato. Allora, bello agrodolce. Agrodolce, ho forse messo in eccesso un pochino di aglio, ma non mi dispiace affatto. Quindi adesso, come detto, aspettiamo che si raffreddi. Ok, ragazzi, dunque si è raffreddata la mia marinata che adesso vado a versare sul mio importantissimo giro di alette di pollo. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, che bella faccia! Adesso ovviamente amalgamo un po' il tutto, poi metto in frigo e lascio dentro fino a stasera. Ciao! Sono passate oltre 5 ore e le mie alette di pollo sono diventate così. Vedete che sono belle dense, belle colorate, belle piene di rabe, di sapore. È pazzesco l'aroma che si staglia da questa preparazione. Adesso noi abbiamo già messo in accensione il Regal Pellet, andiamo a 107 e poi buttiamo dentro, le teniamo dentro per circa un'oretta, eh? Facciamo prendere un po' di fumo, poi cambiamo e ci spostiamo su un altro barbecue per fare la rosolatura finale. Eccoci qui, pronti a mettere le nostre alette. Andiamo direttamente sulle griglie senza mettere grigliette sotto, eccetera, eccetera. Tanto questa è una fase che non mi richiede ovviamente neanche un termometro alto poi nelle alette, ma che termometro vuoi mettere? Quindi facciamo soltanto un discorso di questo genere, molto denso rispetto a qualsiasi marinata che abbia fatto in passato, però mi intrigava fare un tentativo un po' diverso rispetto al solito, quindi ho pensato che fosse opportuno provare a replicare alla mia maniera, cioè assolutamente a caso, questa ricetta di barbecue for all. Adesso noi chiudiamo, andiamo a prenderci ancora un bel po' di... Ecco fatto, chiudiamo e ci vediamo tra un'oretta come ci siamo detti. È passata una mezz'ora, non sarà cambiato molto all'interno, invece vedete come stanno prendendo un bel colore le mie alette e continuiamo a farle andare ovviamente. Allora è passata un'ora da quando ho messo le mie alette dentro il Regal Pellet 400. Adesso le tolgo e vado a metterle dentro non il Regal 490, ma dentro il keg. E dentro il keg ho già fatto scaldare per una mezz'ora che cosa? Una Lodge. Quindi adesso ci facciamo un po' di risate con la Lodge dentro il keg che sta andando intorno ai 180 gradi. Mamma mia, non vedo l'ora di capire cosa succederà. Allora, Lodge leggermente oliata. Per cui vado a disporre tutte le mie alette cercando di farcele stare. Devo dire che tra i gusti che si sprigionano sicuramente la paprika è quello più persistente e interessante, ma sento al naso anche un gusto pazzesco di aglio e di tanti altri aromi. Allora, inizio a mettere queste, mi rimango fuori tre, ma ho un'altra Lodge piccolina che vado a utilizzare subito. Ho alzato il keg a 225 e adesso lascio dentro le mie chicken wings, che sono più o meno a 50 gradi. Ho cercato di fare una rilevazione per cui me le tengo dentro, le faccio rosolare bene, faccio diventare bella croccante la pellaccia.
Anzi, facciamo una cosa più interessante. Quelle che non stanno nella loggia, prova a metterle direttamente sulle griglie del keg e vediamo che cosa accade. Dietro. Là. Dio, la marinata è strabuona. Piccantina e ottima. Sono passati più o meno 7-8 minuti e io vado a controllare le mie alette e vado anche a girarle, sperando di non brasarmi. E la crosticina vuole il bruciacchiato. E io invece vorrei una pinza. Perché non metto i guantini di Fausto? Perché sono un pirla. Ecco perché. Un pirletta. E sono belle anche quelle che sono rimaste fuori dalla loggia. Dai, forza ragazzi. Dai, dai, dai che ho ciò. E dopo altri 7 minuti dall'altra parte, queste sono le mie alette di pollo. La pelle è diventata croccante. Sono ancora estremamente calde. Adesso le faccio raffreddare un filino e poi me lo vado ad assaggiare. Queste invece sono le tre che ho tenuto fuori dalla loggia perché non avevo più spazio, ma anche per capire un pochino cosa sarebbe cambiato a livello di cottura. Diamo qualche minuto, visto che fuori comunque fa freddo, e poi le assaggiamo. Pronti? Guarda che bella. Stupenda. Cotta. Ragazzi, sono spettacolari, spinte, tanto che avrei potuto forse glassarle con un filo di miele, però sono una bomba di gusto. Andiamo a mangiarle, poi facciamo quattro chiacchiere. Buone siete. Ah, ho assaggiato anche quella che avevo lasciato fuori dalla loggia. Tutto sommato, molto molto simili. Allora, com'erano le alette? Le alette erano decisamente potenti da un punto di vista di gusto, tanto che se non amate il piccante, occhio alle dosi, specialmente sulla paprika, perché poi è la paprika a spingere tantissimo e a rendere la preparazione molto 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 in là. Per cui se avete la stessa capacità di tenuta al piccante di Andrea di BBQ Lab, probabilmente buttatevi su qualcosa di meno spinto. Diciamo che questa preparazione ci ha portato via un'oretta per il passaggio in fumo che si sente quando vai dentro e oltre la pelle scrocchiarella, per cui devo dire che c'era anche un piccolo smoke ring che non si vedeva in tutte le alette, magari in quelle con meno marinata era più accentuato, ma in generale il gusto era comunque molto persistente, quindi oltre al piccante sicuramente si riconosceva anche una certa acidità e anche un pochino di affumicatura. Tra l'altro non vi ho detto che ho utilizzato per affumicare queste alette un legno che tendenzialmente non si usa per il pollo, che è l'icori, quindi valutate voi poi il blend diverso, se volete fare meno per affumicare poco oppure se volete provare a utilizzare altre soluzioni. La passata nella loggia mi ha convinto dentro al keg, perché? Perché ha dato la possibilità alla pelle di diventare bella scrocchia, cosa che ha riguardato sia quelle finalizzate nella loggia sia quelle finalizzate dentro al keg vero e proprio. Quindi diciamo che dopo l'ora di affumicatura ci è servito un altro quarto d'ora per riuscire a rendere la pelle scrocchiarella e per passare da 50 a 75 gradi con un keg che spingeva oltre i 220, quindi un barbecue, un kamado a carbone, un kamado, scusate, in acciaio, che spingeva oltre i 200 gradi. Valutate voi se rifare questa ricetta che può secondo me anche essere molto personalizzata, proprio perché bisogna valutare un attimo quali sono i vostri gusti. C'è chi piace piccante, a chi non piace, valutate bene voi. A me intrigano sempre con lo zenzero e con il lime e alla fine con una bella glassatura di miele, perché
perché dà un agrodolce che mi convince forse più del piccante. Però diciamo che anche in questa veste possono funzionare. Se volete una pelle ancora più scrocchia, naturalmente continuate a tenerla dentro alla lodge, per cui insomma tutte le armi le avete valutate un po'. È anche vero che se non avessi avuto il keg avrei dovuto prendere la lodge, oppure senza lodge avrei dovuto alzare a manetta la temperatura del pellet, del regal pellet, ma sappiamo che il pellet ad altissima temperatura non si trova moltissimo a proprio agio, almeno quello che ho io sul terrazzo, che non vuol dire che non funziona, però che è pensato per un altro genere di cottura. D'altronde, se tu compri una Ferrari non è che ci carichi sopra tutti gli armadi dell'IKEA per fare il trasloco, no? Vale lo stesso discorso. Però non puoi dire che la Ferrari faccia schifo, tutt'altro, anzi. Ragazzi, in chiusura come sempre i nostri contatti: luca@bbcool.it, diana@bbcool.it, poi il Borno, se bbcooler su Instagram, se volete contattarci anche lì facendo domande o mandandoci le vostre foto, poi il canale Amazon per vedere tutti gli utensili che utilizziamo, e poi il canale Telegram per restare in contatto e conoscere le nuove offerte che ci sono nel globo di bbcool. Qui per iscrivervi, cliccando la campanella, potete restare in contatto con noi con tutte le nuove pubblicazioni, e poi sotto naturalmente se volete gustarvi un altro video. Ragazzi, penso di essere arrivato in fondo, un grande abbraccio, alla prossima!